Colleghi, buongiorno. Vi chiedo cortesemente di prendere posto. Diamo l'avvio ai lavori in questa prima fase della giornata odierna. Consiglio Comunale di Genova di giovedì 8 marzo 2018. L'ora dedicata agli articoli 54, cioè alle interrogazioni a risposta immediata. La prima è quella presentata dal Vicepresidente Grillo, ha per oggetto la seguente questione. Considerato che la Silver Economy è destinata ad assumere rilevanza sempre maggiore, sia dal punto di vista sociale che politico ed economico, si chiede se da parte dell'amministrazione, date le potenzialità della nostra città, sono in atto iniziative in tal senso. A cui sarà l'assessore Vinacci. Vicepresidente Grillo, a lei la parola. Silver Economy, economia d'argento, indica il giro di affari della fascia di popolazione oltre 60 anni di età e da sola può arrivare a muovere sino a 122 miliardi di euro. A calcolarlo il Centro Studi e Ricerchi di Itinerari Previdenziali, che ha presentato questi risultati in occasione del recente convegno avente per titolo l'invecchiamento come risorsa, promosso da Assoprevidenza. Va detto che oggi un italiano su quattro, oltre 65 anni, e che si stima nel 2050 possa arrivare a uno su tre, guardando invece agli over 60 si contavano circa 17 milioni di consumatori potenziali alla fine del 2016, che, sempre secondo le stime, potrebbero superare i 23 milioni entro il 2040. È evidente che la Silver Economy sia destinata ad assumere una rilevanza sempre maggiore nel quadro sia sociale sia economico e politico. Ciò detto, mi scuso per la mancata partecipazione ai lavori della Commissione consigliare di stamani, dove lei per la prima volta da quando è stata costituita la Giunta ha avuto un rapporto con la Commissione consigliare. Io mi auguro che dopo l'odierna riunione vi siano periodiche riunioni di approfondimento, soprattutto sulle deleghe che lei gestisce, perché gli obiettivi occupazionali nella nostra città credo siano una priorità assoluta che va segmentata in tutti i settori operativi, perché credo, ma questo richiama anche le linee di indirizzo e le dichiarazioni del sindaco nel momento in cui si è insediato, bisogna dedicare ai problemi occupazionali, alle prospettive occupazionali, adeguato tempo e audire ovviamente il Consiglio Comunale per eventuali suggerimenti e proposte. Grazie Vicepresidente Grillo. Assessore Vinacci, a lei la parola, prego. Eccolo. Buongiorno, grazie a tutti. Beh, i dati che il consigliere Grillo ci ha illustrato sono una realtà. Oltre a questa realtà di quindi una possibilità di sviluppare nuovi business, Genova rispetto ad altre città ha un territorio particolarmente favorevole, un clima particolarmente favorevole, dei costi particolarmente bassi. È per questo motivo che abbiamo già fissato la data per un convegno sulla Silver Economy. Quindi noi a Genova terremo dal 13 al 15 di giugno un forum sulla Silver Economy che avrà portata europea. Avrà portata europea perché l'obiettivo di questo forum è quello di creare una grande vetrina in cui saranno presenti sia gli utilizzatori che gli investitori di un mondo nuovo che noi vogliamo vedere solo come possibilità di lavoro per i giovani. Mi spiego meglio. Quando parliamo di Silver Economy, almeno nel convegno che stiamo mettendo in piedi, non parliamo di gestire la terza età o gli anziani non autosufficienti, ma ci rivolgiamo alla seconda giovinezza.
In modo particolare l'obiettivo è quello di convogliare in qualche modo tutte le persone over 60, ma sicuramente ancora abili e con voglia di visitare paesi, di fare sport, per farli venire a Genova. E abbiamo preso contatti con alcuni paesi del nord Europa, che sono Svezia, Danimarca, Norvegia, con qualcuno lo stiamo prendendo con i loro fondi pensione. Abbiamo preso contatto con strutture, in questo momento per lo più sono israeliane, che possono investire in strutture, in Silver Village, in strutture che sono proprio destinate a ospitare questi manager, questi dirigenti, queste persone con un buon potenziale di spesa per poter venire a svernare in Liguria. Quindi questo primo incontro è semplicemente un luogo di incontro per tutte le parti e a fianco a questa attività stiamo prendendo contatto con le compagnie aeree low cost che potrebbero essere presenti, perché un'attività del genere, che vede quindi persone con qualche anno stabilirsi per determinati periodi in Liguria, potrebbe alimentare anche un flusso turistico di giovani, delle famiglie che sono vicine a loro, per fare avanti e indietro. Quindi questo progetto a livello embrionale ma è già definito, alcuni relatori sono già stati, hanno già dato la loro disponibilità. Nelle prossime settimane sarà ulteriormente definito. E quello che è stato l'invito del consigliere Grillo di darne conto in consiglio sicuramente avrà seguito, magari attraverso un'apposita commissione in cui illustreremo i dettagli di chi, come e perché partecipa. Vicepresidente Grillo, c'è replica, prego. Io lo ringrazio, assessore, per questa disponibilità a rapportarsi col consiglio comunale. Le volevo anche proporre, proprio strettamente correlato invece ai problemi occupazionali, all'urgenza di porvi mani con eventuali proposte, ovviamente concertate anche con altri livelli di governo, se fosse possibile da parte sua attivare i competenti uffici comunali al fine di avere un elenco di tutte le aree oggi esistenti in città che in passato erano utilizzate per attività produttive, avere questo censimento di aree, specificandone se di proprietà pubblica o privata, perché censire queste aree e poi metterle sul mercato, promuoverle a livello nazionale e internazionale, anche questa può essere una grande opportunità al fine di richiamare insediamenti produttivi a Genova. Passiamo alla successiva interrogazione, quella presentata dalla consigliera Lodi. In merito al progetto ecosolidale Facciamo Girare i Tappi, gestito dall'associazione Non Solo Parole Genova Onlus, attualmente sospeso e a rischio chiusura, si chiede alla civica amministrazione quali azioni intenda mettere in atto al fine di salvaguardare un servizio così prezioso per la cittadinanza. Le risponderà l'assessore Campora. Consigliera Lodi, a lei la parola. Prego. Grazie Presidente, grazie Assessore. Intanto ci tengo a dire che questo problema dell'associazione non è un problema di questi mesi, ma è un problema che dal 2013 ha avuto alti e bassi, però sicuramente un problema che in qualche modo è arrivato alla fine di una risoluzione che va cercata o no, ma è importante capire e affiancare questa realtà che è poi l'associazione Non Solo Parole Genova Onlus rispetto al servizio che ha fatto, un servizio importante che risale. Il progetto è iniziato 10 anni fa, poi in realtà l'accordo tra Comune e AMIU è di 8 anni fa e c'era quindi la famosa raccolta dei tappi che ha un po' coinvolto anche tutti i genovesi e aveva come obiettivo quindi quello non solo di movimentare lavoro intorno a una cosa, intorno a un'associazione, ma soprattutto di creare da una parte cultura del riciclo, se vogliamo, perché ciascuno di noi ricorda di raccogliere i tappi e lo fa. Ma soprattutto dietro a questo tipo di attività vi erano la possibilità di fare delle borse lavoro, di inclusione sociale, quindi di in qualche modo creare un servizio utile e nello stesso tempo di sostegno a carattere sociale. È chiaro che la normativa oggi rende molto difficoltoso questo servizio e ne è consapevole anche l'associazione. L'associazione ha tentato delle soluzioni che potevano essere quelle, non avendo più la disponibilità di AMIU, di andare appunto a raccogliere con degli ecovani diciamo, i tappi in zone, perché venivano raccolte periodicamente il sabato e quindi l'associazione aveva il compito della raccolta e poi venivano raccolte da AMIU, quindi smaltite, ha tentato di, attraverso un trasporto, anche aiutare
erogati dalla Caritas genovese, che però ha comunque un costo, che è un costo mensile, ma soprattutto non garantisce questa attività di riciclo la possibilità di mantenere operative le inclusioni sociali, quindi diciamo le borse lavoro, le persone intorno a questo progetto, che negli anni sono molte storie, non abbiamo il tempo per rivederle, ma molte storie che hanno caratterizzato comunque il progetto, sono storie che poi sono finite positivamente, sono storie umane, importanti, e quindi la domanda è, da una parte, se proprio con AMIO non sia possibile trovare un accordo, una strada, e quindi mi rivolgo a lei assessore, sapendo che è anche sensibile a tutti e due gli argomenti, se è possibile aiutare l'associazione attraverso altri strumenti a rimanere in vita e a mantenere la sua attività. E poi eventualmente, questo non fosse possibile dal punto di vista strutturale per AMIU, capire se non ci possono essere però degli strumenti anche attraverso l'assessorato al sociale, capisco che non è lei competente, ma potrebbero esserci, di mantenimento di queste persone comunque come borse lavoro per svolgere un servizio che magari non si autoalimenti ma è sostenuto comunque dall'amministrazione nell'ottica sempre dell'inclusione sociale, del fare un servizio che comunque è utile ai cittadini, ma soprattutto non dimentichiamoci, utile alle persone che hanno svolto questo servizio lavoro in un'associazione di Genova. Grazie. Assessore Campora, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Lodi per aver illustrato la questione in maniera assolutamente corretta anche per quanto riguarda la genesi di questo progetto. Il progetto, come ben diceva, è iniziato nel 2008 con un finanziamento municipale, poi si è ampliato nel 2009-2010 attraverso un protocollo d'intesa siglato tra Comune di Genova, AMIU e Associazione Non Solo Parole. Come ben ha detto, il fine del progetto è la raccolta di tappi di bottiglie di plastica nel territorio della città attraverso l'attività di volontari dell'associazione e di persone prive di occupazione, in generale persone che vengono segnalate dall'ATS. Sono stati siglati due protocolli d'intesa, il primo nel 2010, il secondo nel 2013 con durata triennale, con previsione di riconoscimento da parte di AMIU all'associazione di un importo a tonnellate di tappi raccolti. Questo è un elemento importante perché AMIU ha pagato l'associazione. L'ultima fattura è stata pagata 2 settimane fa ed è stato fatto anche se la convenzione in questo momento è scaduta, perché la convenzione è scaduta dal 2016. Quindi dal 2016 questa convenzione non è mai stata rinnovata dall'amministrazione. Proprio a tal fine io nella prossima settimana incontrerò l'associazione, naturalmente chi volesse partecipare, i consiglieri che volessero partecipare sono benvenuti, proprio per vedere, al di là del contributo che AMIU continua a dare, perché il contributo viene dato, ed io ho verificato anche di persona che il bonifico sia stato fatto, al di là del contributo economico, che probabilmente non è forse sufficiente, di verificare in che maniera possiamo implementare quanto già previsto dalla convenzione del 2014, del 2013, che coinvolgeva anche il municipio. So che vi sono alcuni problemi tecnici, sia da un punto di vista normativo, perché oggi le normative sono diverse in quanto i tappi vengono identificati come rifiuti e quindi c'è il problema del trasporto. So che c'è un problema di stoccaggio e di deposito. Io ho già avuto modo di parlare con AMIU, abbiamo fatto già qualche ipotesi, qualche pourparlers, visto che AMIU comunque ha sul territorio dei depositi, anche un deposito dove viene fatta la differenziata. Ricordiamo che oggi AMIU pagava un importo e poi pagava anche il trasporto, perché era AMIU che portava a Pavia il rifiuto, quindi i tappi che venivano raccolti. Quindi da un punto di vista logistico la riunione che faremo la prossima settimana avrà come oggetto innanzitutto il rinnovo della convenzione in maniera tale che vada a coprire anche questi pagamenti che sono stati fatti, che riteniamo giusto fare perché è un'associazione che svolge un'attività importante, quindi mettere a posto dal punto di vista formale la convenzione e quindi siglarla, modificarla laddove necessario e nel contempo verificare se fosse possibile, io credo che dovremmo farcela, utilizzare l'impianto di Sardorella per ricevere questi tappi. Dopodiché si potrà anche valutare che invece di portarli a Pavia
attraverso i consorzi con cui AMIU lavora, si potrà anche prevedere, e le valutazioni le faremo nei prossimi giorni, anche se questa via è possibile praticarla. Ma l'elemento comunque tanto prioritario è quello che vi è intenzione da parte di questa amministrazione di rifare la convenzione scaduta nel 2016, la porteremo avanti, e naturalmente insieme anche alla collega Fassio, con cui ho già parlato negli scorsi giorni e che attraverso i suoi uffici è intenzionata comunque a supportare, secondo quelle che sono le sue competenze, questa iniziativa, che è un'iniziativa lodevole e che in qualche maniera dobbiamo facilitare ed eliminare quegli ostacoli che oggi la normativa impone. Io credo che ce la faremo, e su questo naturalmente invito anche i consiglieri, qualora volessero partecipare, a presenziare all'incontro. Grazie. Consigliera Lodi, a lei per replica, prego. Ringrazio l'assessore, e sono disponibile più che altro per interesse, perché mi interesserebbe capire come va la vicenda, fidandomi assolutamente, mi pare, della indicazione dell'assessore stesso, perché mi pare che le premesse ci siano tutte per rinnovare la convenzione, quindi in qualche modo, se verrò avvisata, parteciperò volentieri alla riunione. Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione, quella presentata dal consigliere Pirondini, avente ad oggetto chiarimenti circa i provvedimenti che l'amministrazione intende adottare per risolvere la situazione di disagio in cui vivono i cittadini di Lungomare Canepa. A questa richiesta risponderà l'assessore Fanghella. Consigliere Pirondini, a lei la parola, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno assessore Fanghella. Siamo qua a richiedere appunto un po' di spiegazioni su questo progetto che riguarda la nuova strada di Lungomare Canepa, poiché in questo progetto, diciamo, ci sono diverse anomalie e cose che non convincono noi, ma che non convincono neanche i cittadini che vivono in quella zona della città. Le criticità sono molte, ne elencherò alcune. Ad esempio, il traffico previsto sarà consistente, poiché uno studio di Sviluppo Genova prevede un flusso di traffico in direzione Levante di oltre 2.500 veicoli l'ora. Tra i punti di debolezza va appunto segnalata la strada a 6 corsie, che però si allaccia a strade di larghezza minore, con un probabile conseguente collo di bottiglia in quella parte della città. Ci sono problemi di livelli di inquinamento acustico ed atmosferico, i quali saranno soggettati i cittadini di quella parte della città, soprattutto quelli che abitano proprio lì su Lungomare Canepa, e non sono previste ad oggi significative misure di protezione dei cittadini rispetto al detto inquinamento, quindi le fasce di rispetto e barriere acustiche. Inoltre la strada, anche a causa di questo muro che è nato in questa sul Lungomare Canepa, sarà pressoché impermeabile al quartiere a causa della chiusura anche dei numerosi varchi preesistenti, e questo sarà un problema sia per chi abita lì, sia per chi in quella zona ha un'attività commerciale, poiché obbligherà tutti a non poter entrare, diciamo, direttamente all'interno di San Piero d'Arena, ma costringerà a fare lunghi giri che probabilmente scoraggeranno le persone ad andare in quella parte della città. E quindi ci sono diverse richieste. Segnalo un'altra anomalia, quella della pista ciclabile che verrà costruita diciamo a lato mare, interposta tra la ferrovia e la strada a scorrimento veloce, che quindi sarà di fatto preclusa al quartiere e verosimilmente poco ambita da chiunque. I cittadini, insomma, chiedono alcune cose per questo progetto, ovvero la realizzazione di un'adeguata fascia di rispetto corrente lungo l'intero confine della strada, l'abbattimento di quel muro orrendo che è nato a seguito di questo progetto, un muro che arriva a 20 centimetri dalle case delle persone, che peraltro crea anche problemi di sicurezza, perché fa un po' da barriera, e all'interno di questo lato oscuro che crea il muro, insomma, può succedere la qualunque. Chiedono installazioni di accorgimenti infrastrutturali, barriere acustiche, siepi. Ricordiamo che nella relazione del Comune si dice che siano previsti eventuali interventi sui requisiti acustici passivi degli edifici, cioè ai cittadini stiamo dicendo: se ci sono problemi di livello di inquinamento acustico, mettete i doppi vetri.
e chiediamo anche un'accurata verifica del corretto smaltimento di manufatti in amianto preesistenti nell'intera area oggetto dell'opera. Questo è un progetto, io ho letto anche alcune sue dichiarazioni, assessore, insomma, mi pare che fosse disponibile anche un certo tipo di confronto che ci sembra fondamentale, indispensabile per un progetto di questo tipo, insomma, ci piacerebbe conoscere quali sono le sue indicazioni in tal senso, grazie. Assessore Fanghella, a lei la parola, prego. Buonasera consigliere, le chiedo scusa, ho qualche problema vocale. Allora, come lei sa, questo è un progetto nel quale il Comune è uno spettatore, perché il finanziamento è ANAS, è la realizzazione di una strada a scorrimento veloce. Per far sì che rimanga tale, ci sono determinate normative, determinate leggi, e per far sì che il finanziamento rimanga in essere, ci sono determinati vincoli normativi abbastanza rigidi, condivisibili o meno, per quanto mi riguarda non condivisibili, però sostanzialmente purtroppo pongono dei vincoli. Ad esempio l'accessibilità alla viabilità può avvenire attraverso degli svincoli stile autostradale, quindi non si può fare degli innesti, diciamo, a baionetta T, bisogna creare proprio fisicamente, per quello che ci sono pochi svincoli. Sono cose che sono venuto a sapere anch'io, perché questo è un progetto che è stato ereditato e sul quale purtroppo si può fare abbastanza poco, perché comunque sia è in una fase di gestazione piuttosto evoluta. Questa normativa che vincola questo tipo di opera impone anche una serie di altre problematiche. Per dire, all'interno tra le due corsie c'è uno spazio di 1,80 m. Io l'altro, parto un po' indietro. Abbiamo fatto una riunione con gli uffici tecnici per capire, in virtù delle istanze che sono state sollevate da lei, ma che ci sono state anche poste dai cittadini, a me e al sindaco, abbiamo avuto un incontro tecnico con società Sviluppo Genova, che è la società di progettazione, ANAS, società per Cornigliano e tutti, diciamo, tutte le parti che sono coinvolte in questa opera. E quando ci siamo visti, anche io ho sollevato un po' di obiezioni. Tornando indietro, c'è ad esempio all'interno uno spazio tra le due corsie, tra le sei corsie, quindi tre e tre, di circa 1,80 m. Io ho detto, ma perché non riduciamo quello spazio di 1,80 m a favore delle case? Nel senso, portiamo tutti di 1,40 m più in là, ci abbiamo 1,40 m di più di spazio utile tra le case e la strada. Mi è stato detto che quello è impossibile, perché la normativa vigente prevede che ci sia un ambito divisorio così ampio per riuscire, essendo una strada a scorrimento veloce, un ambito così ampio che fa sì che in caso di incidente ci sia un franco di sicurezza fra le parti. Quindi è una soluzione non derogabile. Al che io ho detto, perché questo muro schifosissimo, aggiungo personalmente, che è a 30 centimetri da una casa e vi dicendo deve essere alto così e deve stare in quella posizione, non si può mettere un guardrail, qualcosa di più basso, qualcosa un po' più carino, magari sempre cercando di recuperare qualche centimetro. No, perché quel muro lì è un muro che comunque rientra nelle normative vigenti, perché deve sopportare degli impatti legati a una strada a scorrimento veloce, perché è tutto legato a sta parola, scorrimento veloce. Quindi sostanzialmente io e il sindaco ci siamo abbastanza imbufaliti davanti a tutti questi no perché, no perché, no perché, no perché, e abbiamo dato 3 settimane di tempo dalla settimana scorsa per far sì che tutte le parti coinvolte trovino delle soluzioni. Sto finendo le mie energie. Trovino delle soluzioni per far sì che si vada incontro alle istanze che sono state proposte dai vari cittadini, che possono essere a vario titolo, nel senso non è che gli abbiamo dato, perché noi non siamo tecnici, siamo politici, anche se mi scoccia un po' dirlo, però la realtà dei fatti è che non dobbiamo essere né io né il sindaco né lei consigliere a dare le soluzioni a chi sta realizzando l'opera. Noi dobbiamo dare gli indirizzi. Gli indirizzi sono stati quelli molto chiari, che quello che è stato chiesto dai cittadini deve trovare una soluzione in qualche modo. Siamo in attesa che ci venga data questa serie di ipotesi, questa serie o questa ipotesi, o che facciano queste trovino queste soluzioni affinché si riesca ad andare a soddisfare le richieste dei cittadini coinvolti e a ridurre l'impatto di questa enorme opera, perché comunque è un'opera che, al di là di tutto,
Parlando anche in maniera un po' logica, secondo me non ci sarà un aumento del flusso, perché il flusso adesso non è che c'è una strada tortuosa di montagna, ci sono due rettilinee a quattro corsie, quindi è una strada comunque che già di per sé ha quelle caratteristiche, viene soltanto ampliata e a tre corsie. Tutto ciò premesso, adesso io non le so dare indicazioni sul dettaglio, le posso dare l'indirizzo inderogabile sul quale io e il sindaco ci siamo posti nei confronti dei progettisti, di ANAS e di tutte le figure, ovvero che vengano trovate delle soluzioni, qualunque esse siano, che trovino consenzienti i residenti. Adesso aspettiamo che ci facciano queste proposte, che passino queste due settimane ancora affinché ci portino queste proposte, dopodiché le renderemo pubbliche e ovviamente faremo sicuramente, perché è stato richiesto dal sindaco anche da me, un incontro con i cittadini, perché è giusto che loro siano i primi a darci il consenso o l'assenso su queste soluzioni qua, quindi verranno chiamati i cittadini e verrà fatto una sorta di riunione per capire cosa ne pensano di queste proposte che ci verranno fatte. Dopodiché, se troveremo, come spero, un punto d'incontro, daremo atto a queste soluzioni. Consigliere Pirondini, a lei per replica, prego. Sì, grazie Assessore, ma il fatto che si coinvolga la cittadinanza mi sembra una buona cosa. Non mi permetto di dare consigli, tantomeno al sindaco, però essendo il sindaco il primo responsabile della salute dei cittadini, io penso che quello potrebbe essere, come dire, un buon modo per poter anche interagire con le altre autorità coinvolte in questo progetto, perché è evidente che se c'è un problema anche di livello di inquinamento acustico, questo ha a che fare con la salute dei cittadini e il sindaco non è spettatore in questo, ma è il primo a doversi occupare di questo tema, e quindi io lo sfrutterei a dovere nell'interesse di un territorio martoriato della nostra città, però lo possiamo dire perché siamo nel punto più lontano dalle elezioni, quindi ora non sono più parole strumentalizzabili da nessuno, però dobbiamo tutelare quella parte di città. Abbiamo detto tante cose tutti, e in un impegno, in un progetto come questo, penso che dobbiamo unire le forze e far sì che quella parte di Genova, quindi San Pier d'Arena, non subisca ulteriore degrado, perché ci sembra che ce ne sia già abbastanza. Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere Ariotti, sulla situazione di installazione delle telecamere di videosorveglianza a Multedo. Risponderà l'assessore Garassino. Consigliere Ariotti, a lei la parola. Prego. Grazie Presidente. Chiedo all'assessore Garassino un aggiornamento per quanto riguarda i lavori di installazione delle telecamere di videosorveglianza nel quartiere di Multedo, soprattutto perché è stata una delle prime richieste da parte della cittadinanza dopo le proteste per l'insediamento del nuovo centro profughi nell'ex asilo Govone, e aggiungo anche per la presenza nelle vicinanze di un centro sociale abusivo. Detto questo, chiedo appunto quali sono le tempistiche e quante saranno le postazioni di sorveglianza. Grazie. Assessore Garassino, a lei la parola. Prego. Grazie Presidente, grazie al consigliere Ariotti, che tra l'altro mi permette di far sapere un po' anche al Consiglio un po' come ci si sta muovendo sul discorso Multedo, anche perché, come dire, viste le numerose criticità che ci sono in quella zona, non ultima anche l'assegnazione nell'ex asilo Govone di un numero di migranti che per adesso è comunque inferiore a quelli che si era pensato in un primo momento, su cui il Comune comunque non ha potuto assolutamente fare nulla per evitare l'insediamento. Con i vari comitati di Multedo stiamo dialogando proficuamente. Ancora ieri alle 18 abbiamo visto una rappresentanza di cittadini di Multedo e abbiamo fatto un po' il punto, perché comunque su quella zona dovrebbero partire parecchi lavori, a parte la cosa veloce del rifare l'asfaltatura in zona Casello di Pegli, fatta dall'assessore ai lavori pubblici,
poi ci sarà poi il progetto piscina che sta comunque andando avanti, il progetto riqualificazione, il progetto illuminazione della strada via Antica Romana, che è una strada molto buia, comunque sicuramente a prescindere da tutto il discorso a parte che dicevo prima, sicuramente un potenziamento dell'illuminazione della zona è fondamentale. Ho promesso, e quindi sicuramente ciò avverrà, che a fine Euroflora le 3 o 4 telecamere che saranno spostate dai parchi di Nervi, perché non serviranno al monitoraggio dei parchi, in quanto su Euroflora se ne mettono di più di quelle che poi serviranno un domani per il controllo dei parchi, verranno installate nella zona proprio lì di Multedo. Farò un sopralluogo entro il mese di marzo con gli uffici competenti, gli uffici tecnici, per valutare sia la fattibilità tecnica, quindi le zone dove passa la fibra ottica, in base anche a quelle che sono le richieste dei cittadini, che se hanno delle preferenze e tecnicamente non ci sono problemi dal punto di vista del passaggio della fibra ottica, verranno installate. A cominciare, diciamo, queste 4 telecamere, poi se riusciremo con il patto siglato con Regione, Prefettura e Comune di Genova del 1 milione di euro dato sulla sicurezza, di cui una parte andrà a Genova e una parte saranno destinati appunto sulle nuove telecamere, vedremo se ci sarà la possibilità, la necessità di coprire altre zone importanti per migliorare appunto la sicurezza dei nostri cittadini di quelle zone. Consigliere Ariotti, c'è replica, prego. Sì, ringrazio l'assessore. Oltre alla sicurezza, appunto, è importante una riqualificazione generale di un quartiere come Multedo, che per anni si è sentito abbandonato e adesso finalmente il Comune sta andando verso una direzione opposta ed è quello che ci vuole. Quindi grazie e grazie per la precisione. Grazie. Passiamo quindi alla successiva interrogazione, quella presentata dal consigliere Pignone, circa lo stato di avanzamento lavori del depuratore area centrale. A questa risponderà l'assessore Campora. Consigliere Pignone, a lei la parola. Prego. Sì, grazie Presidente. Sì, diciamo che la situazione, come sempre, è in itinere da diversi anni, dal 2015, e rimango qua senza parlare del passato. Nel 2015 abbiamo acquisito come Comune di Genova le aree per il nuovo impianto di depurazione che vedeva appunto in programmazione la chiusura definitiva del vecchio depuratore dalla Valpolcevera e la ricostruzione di un impianto a 240.000 abitanti equivalenti nella zona di Cornigliano con le nuove tecnologie proprio per superare il problema che ancora oggi è all'ordine del naso di tutti sulle aree di Cornigliano. Io credo che bisognava anche seguire un po' di più, diciamo, certe date, in quanto la mia preoccupazione, che vede la mia interrogazione, è proprio che mi aspettavo da parte di IREN, perlomeno i tempi erano quelli, di un progetto definitivo in questi mesi qua, e per cui avremmo dovuto vedere qualche cosa di costruttivo già oggi. Io invece questo non lo vedo, e per cui chiedo a lei, Assessore, la situazione e se ci sono dei problemi che ancora oggi limitano, cioè, lo stato avanzamento lavori dell'impianto così importante per la cittadinanza. Assessore Campora, a lei la parola, prego. Grazie Presidente. Questione del DAC di Cornigliano è una questione molto, molto importante, perché riguarda anche il superamento dell'attuale depuratore, che sappiamo che è un depuratore particolarmente vetusto. Partiamo dalla fine, cioè dalle notizie più recenti, e poi facciamo un breve excursus su quanto avvenuto nel passato perché ritengo possa essere utile. Innanzitutto l'11 dicembre del 2017 è stato trasmesso il progetto definitivo e presentazione istanza di via da parte di IREN alla Regione Liguria. Quindi questo è avvenuto l'11 dicembre del 2017.
Successivamente vi sono state, come avviene, una serie di verifiche di completezza documentale da parte della Regione Liguria e sono state chieste, come spesso avviene, soprattutto per progetti di tale complessità, di tale entità, alcune richieste di integrazioni da parte della sovrintendenza il 18 gennaio e altra documentazione da parte della Regione. E quindi il progetto definitivo è stato presentato. I tempi, come si era chiesto a IREN e vedremo se ci riusciremo, io mi auguro di comprimere i tempi, che i tempi previsti erano 2022, si era chiesto a IREN di comprimere, di anticipare di un anno. Naturalmente sappiamo che progetti di questo tipo e di questa complessità poi possono avere anche nella esecuzione concreta degli elementi magari non conosciuti, che possono magari determinare lo slittamento di qualche mese. Però tale progetto è stato presentato alla Regione Liguria. Sappiamo che questo impianto, un impianto che era stato parte dal 2012 con le prime delibere che prevedevano la realizzazione appunto del DAC all'interno delle aree ex Ilva e all'interno delle aree della società per Cornigliano. Infatti, in base all'accordo di programma siglato dalle parti in data 29/11/99 e in data 9 aprile 2013, l'autorità portuale avevano siglato appunto un accordo che riguardava proprio la cessione delle aree. Naturalmente non sto a leggere tutta la storia che lei ben conosce, possiamo dire che però l'impegno complessivo dal punto di vista degli interventi è un impegno complessivo che raggiungerà i 100 milioni di euro, quindi un impegno importante che risulta comunque necessario e lo confermano anche le scelte fatte dalla precedente amministrazione. Qua si tratta di valutazioni tecniche e quindi la politica c'entra poco, si tratta di superare un'impiantistica che in qualche maniera è vetusta e che quindi oggi tecnicamente può essere affrontata la depurazione in maniera più efficiente. Da parte dell'amministrazione naturalmente vi è, e da parte mia vi è massimo controllo su IREN e soprattutto per quanto concerne il rispetto dei tempi, perché comunque i tempi sono una variabile importante. Nel contempo vengo al depuratore invece attuale, che negli ultimi mesi fortunatamente ha avuto un funzionamento, almeno dal punto di vista degli odori, migliore. C'è stato ieri un problema su un mancato funzionamento di una pompa che ha determinato uno sversamento, sono intervenuti subito gli autospurghi che hanno bonificato la zona, peraltro interessata, che era molto limitata, e comunque il depuratore ha continuato a funzionare. Però rileviamo che sicuramente negli ultimi mesi, la situazione non è mai ottimale perché è un depuratore vetusto, però negli ultimi mesi abbiamo verificato, io diciamo che almeno una volta ogni 15 giorni mi reco sul posto, che almeno dal punto di vista della manutenzione e della gestione dell'impianto ci sono stati degli effettivi miglioramenti anche a seguito di investimenti importanti, a partire dalla condotta mare fino ad arrivare comunque a interventi sul perimetro del depuratore e interventi anche interni proprio sul sedimentatore e su tutta l'impiantistica. Quindi avremo modo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di aggiornare il Consiglio e vi è la piena disponibilità comunque a pensare anche ad una, magari anche ad una commissione consiliare prima dell'estate, aprile-maggio, in maniera tale che ci possa essere un approfondimento più ampio sulla questione. Grazie. Consigliere Pignone, a lei per replica, prego. Grazie Assessore. Accolgo la proposta di una commissione di approfondimento quando appunto avremo
Ulteriori informazioni, sì, per aprile-maggio direi che potremmo magari immaginarla e proporla. Quello che io voglio qua esprimere ulteriormente era la mia preoccupazione, anche perché lei sa meglio di me come in quelle aree ci siano interessi importanti da parte di soggetti vari, trasversali, voglio dire, non sto dicendo che sono di parte, ma perlomeno io credo che prima iniziamo i lavori, meno rischi cogliamo e andiamo a ricorriamo a diciamo, in modo tale diciamo, da trovare delle soluzioni condivise perlomeno con la cittadinanza il prima possibile. Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere De Benedictis, acquedotto di via Cassinella Sestri Ponente, a seguito della mozione presentata il 28 novembre 2017 e approvata nella seduta di Consiglio Comunale del 12 dicembre 2017, si chiede di conoscere l'iter della pratica e si informa che nel frattempo, in alcune ore del giorno, dai rubinetti dei residenti sgorga acqua di colore scuro. Dunque si richiede di inoltrare a IREN una domanda di messa in programmazione dei lavori dell'acquedotto stesso, come già richiesto con la sopra citata mozione. Risponderà l'assessore Campora. Consigliere De Benedictis, a lei la parola. Prego. Grazie Presidente, ma assessore ben poco da aggiungere perché Presidente Piana ha letto proprio tutto quanto è la situazione. A lei chiedo se è stato fatto qualcosa, fate dei passi verso IREN, per mettere in programmazione questo intervento. Andiamo verso l'estate, dove per l'approvvigionamento dell'acqua in quella zona è molto difficile. Parliamo di tre vie, adesso gliele ricordo, via Cassinelle, via San Rocco di Borzoli, Vico Superiore e il Priano. Come ha letto anche nella mia richiesta al Presidente, a volte succede che durante la giornata l'acqua sgorga di un colore tra lo scuro, il marrone, il fango ed altro. Ecco, io vorrei capire cosa è stato fatto in questi tre mesi e se gli abitanti della zona hanno delle speranze di vedere finalmente realizzato questo allacciamento con l'acquedotto pubblico. Grazie. Grazie Presidente, grazie Consigliere De Benedictis. Ma innanzitutto bisogna fare una precisazione, nel senso che non tutte le persone che sono residenti in quella zona sono allacciate all'acquedotto. Quindi bisogna anche capire quali non sono allacciate e quali sono allacciate. Sappiamo che, e facciamo una breve, ovviamente siamo a conoscenza perché eravamo in consiglio della mozione che è stata approvata nella seduta del 12 dicembre 2017 che impegnava il sindaco e la giunta a sollecitare i responsabili dell'acquedotto cittadino per inserire in piano d'ambito la realizzazione di un impianto di acqua potabile per le abitazioni delle vie in oggetto e per l'uso irriguo. Parliamo di via Cassinelli, di via San Rocco di Borzoli e parliamo di Vico Superiore Priano. E alcune sono servite appunto da un acquedotto di tipologia privata la cui concessione andrà a scadere nel 2019. Come funziona l'ATO? Perché dobbiamo anche precisare che, come sappiamo, esiste questo organismo che è l'ambito territoriale ottimale. La legge della Regione Liguria ha individuato nel 2014 con legge numero 1 5 ambiti. Nel nostro ambito sono ricompresi 67 comuni della città metropolitana. L'ente di governo, quindi dell'ambito, ha le seguenti finalità: la finalità di attuare una ricognizione delle opere del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, definire il piano d'ambito comprensivo del programma degli interventi, del piano economico finanziario, il modello gestionale organizzativo, il piano tariffario, nonché controllare che, e questo è un elemento molto importante, che il gestore realizzi il piano e verifichi la corretta composizione e l'applicazione della tariffa secondo le deliberazioni dell'autorità per l'energia elettrica, gas e servizio idrico. Io rappresento il comune, rappresento il sindaco all'interno dell'ATO,
e in questi mesi ho ricevuto tutta una serie di richieste di interventi sugli acquedotti e non solo. Naturalmente anche di questo intervento ne abbiamo preso nota, quindi nel momento in cui verrà convocato l'ATO, l'ambito territoriale ottimale, questo sarà tra gli interventi insieme ad altri che verrà inserito tra gli interventi prioritari. Naturalmente poi occorrerà verificare gli investimenti previsti per gli anni successivi, ma all'interno dell'atto noi sapremo se questo intervento sarà coperto. Per quanto riguarda il Comune di Genova, indicherà anche questo intervento tra gli interventi prioritari da inserire nella programmazione futura. E lo confermo, dovendo partecipare io in rappresentanza del Sindaco del Comune all'ambito territoriale ottimale. Grazie. Signore De Benedictis, a lei per replica, prego. Sì, io la ringrazio della puntualizzazione, però rimane il fatto che mi auguro che questo intervento venga fatto quanto prima e che abbia soprattutto, come lei diceva, una copertura, se no fra 6 mesi o fra un anno saremo di nuovo qua a parlare della stessa cosa. Grazie. Bene, passiamo alla successiva interrogazione con risposta immediata, quella presentata dal consigliere Pandolfo, che chiede quale futuro per l'ex mercato comunale San Teodoro in via Bologna, oggi in stato di abbandono. A questa risponderà l'assessore Picciocchi. Consigliere Pandolfo, a lei la parola, prego. Sì, grazie Presidente. Siamo nel centro-ovest, più precisamente nel quartiere di San Teodoro in via Bologna, dove, assessore, c'è una struttura del patrimonio comunale che era adibita a mercato rionale con dei banchi alimentari, una struttura che pian piano si è svuotata. La nostra città è costellata di realtà, sia grandi che piccole, con caratteristiche analoghe, che hanno subito più o meno tutte uno stato di crisi. Qualcuna in questi anni è stata sapientemente trasformata, mi viene in mente il mercato della Foce in via della Libertà, che è rinato commercialmente con una formula positiva, o diversamente il mercato di via Cialli a Pegli, che è un centro sociale per anziani. Quindi opportunità diverse per trasformare spazi di patrimonio pubblico a beneficio della popolazione. Vede, ad esempio sul mercato della Foce di via della Libertà, quando ero consigliere in municipio, venne presentato un progetto per adibire lo spazio a parcheggi. Poi, da un'analisi più approfondita, il progetto è stato modificato e si è proceduto ridando un'anima commerciale a quel luogo. Beh, anche sull'ex mercato di via Bologna qualcuno parlò di fare dei box auto. In municipio, quando aveva un consiglio, si votò una mozione all'unanimità affinché per il mercato si potesse scongiurare la vendita ai privati e trovare l'impegno dell'amministrazione per la riqualificazione dello stabile. Un comitato di quartiere con l'ausilio dell'amministrazione municipale dell'epoca, insieme anche all'associazione Music for Peace, ha con un gesto pregevole rimesso in sesto la parte esterna del mercato, segno di una volontà di riappropriarsi di un luogo di aggregazione da parte dei cittadini di quella delegazione. Insomma, le sorti sono importanti per un luogo che può essere di sviluppo per il quartiere di San Teodoro. Le scorse amministrazioni comunale che municipale hanno condiviso la volontà di farne addirittura un polo di eccellenza per la città. Per questo pongo all'attenzione sua, assessore, in quanto assessore al patrimonio, questa interrogazione per conoscere la destinazione sia nei tempi che appunto nelle previsioni progettuali che si vogliono fare per ridare vita all'ex mercato di via Bologna. Grazie. Assessore Picciocchi, a lei la parola, prego. Grazie Presidente. Ha ricostruito lei, consigliere, la vicenda e l'evoluzione di questo mercato. Attualmente mi viene segnalato che lo stato di conservazione non ne consente l'immediato utilizzo, infatti un incendio di maggio del 2017 senza danni a struttura persone ha tuttavia ulteriormente aggravato le condizioni manutentive. Siamo consapevoli dell'attenzione del territorio a questa struttura, importante adesso sarà l'interlocuzione con
gli organi del municipio, i competenti organi del municipio, e quindi anche la necessità di garantire che rimanga luogo di aggregazione. Faccio presente a questo proposito, quindi saranno sviluppate delle progettualità certamente nella direzione della indicata, faccio presente che proprio in coerenza con questo il bene in oggetto non è stato inserito nel piano delle alienazioni. Consigliere Pandolfo, Rai per replica, prego. Ringrazio rispetto al fatto che non sia prevista l'alienazione di quel bene, quindi rimanga nel patrimonio comunale. Mi aspetto però, Assessore, che ci sia presto un destino per quel luogo, un destino di trasformazione. Stamattina proprio abbiamo in commissione analizzato relativamente agli stati generali dell'economia le opportunità anche rispetto al patrimonio, a quello che può essere l'opportunità per i nostri spazi, si sono fatte previsioni importanti. Io spero che a queste possano seguire delle azioni anche piccole ma significative per i quartieri, che possono dare delle risposte puntuali alla socialità e al commercio diffuso nella nostra città. Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva, quella presentata dal consigliere Rossi. Situazione centri sociali genovesi e specifiche su via delle Fontane e magazzini del sale. Alla stessa risponderà sempre l'assessore al patrimonio Picciocchi. Consigliere Rossi, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Questo articolo 54 è forse era da spalmare, forse anche da un punto di vista di sicurezza, anche all'interesse dell'assessore Garassino. Comunque cercherò di riadattarlo anche alle sue esigenze, nel senso che mi piacerebbe capire intanto un censimento degli spazi comunali occupati da, diciamo, da questi centri sociali all'interno del territorio genovese. È notevole la preoccupazione verso la quale sono state fatte anche diverse raccolte firme, diverse segnalazioni da parte dei residenti, soprattutto di via San Pier d'Arena, per quello che concerne il rapporto con il centro sociale Zapata. Ci sono state problematiche del passato che riguardavano gli allacci abusivi piuttosto che feste di cattivo gusto, piuttosto che situazioni di disagio legate anche alla fruizione di questi spazi. Sappiamo che l'immobile in questione farà parte di una riqualificazione legata al progetto del piano delle periferie, verso il quale appunto poi la domanda dei residenti, anche la mia, anche quando ero in consiglio di municipio, era capire, visto che poi non c'è stata anche la possibilità da parte dei consiglieri comunali dell'epoca di poter visionare gli spazi all'interno del centro sociale Zapata, quali saranno appunto gli sviluppi di questa progettualità. Stessa problematica che mi viene segnalata, in questo caso qui, però so che gli edifici sono di proprietà dell'università, da via delle Fontane, dove ahimè anche i problemi di deturpazione delle mura di questa parte storica della nostra città sono un vero e proprio pugno in un occhio sia per i residenti dei quartieri sia per i turisti che visitano la parte dell'acquario. Comunque è una zona molto fruibile e che merita secondo me un'attenzione importante. Per quanto riguarda il centro storico, chiedo altresì se vi è appunto, come ho detto prima, anche un censimento degli alloggi, quindi parliamo anche di patrimonio abitativo, occupato, di proprietà del comune, occupato da queste persone. Grazie. Assessore Picciocchi, a lei la parola, prego. Grazie Presidente e grazie Consigliere per la domanda e anche per i contributi che accogliamo volentieri, saranno oggetto di valorizzazione, di esame da parte nostra. Allora, intanto una ricognizione di quello che è il patrimonio del Comune di Genova, attualmente occupato, destinato ad attività di centri sociali e cosiddetti autogestiti. Abbiamo tre immobili, il primo via Fossato Cicala 22 Rosso, che è in uso al centro giovanile Pinelli. Il secondo, prefabbricato in via Bartolomeo Bianco 4, in uso al centro sociale Terra di Nessuno. Il terzo ed ultimo, quello che lei ricordava, gli ex magazzini del sale in via San Pier d'Arena, che di fatto è pervenuto recentemente in proprietà del Comune di Genova in applicazione della normativa sul cosiddetto federalismo demaniale,
con la persistente presenza del centro sociale Zapata. Mentre i primi due centri sociali sono presenti all'interno di queste strutture in virtù di concessioni amministrative rilasciate dal Comune di Genova nel 2010, la terza struttura al momento ha un'occupazione di fatto abusiva, nel senso che nel passaggio del bene dal demanio al patrimonio del Comune di Genova, oltre al bene è passata anche la presenza del centro sociale Zapata, ed è una situazione che noi siamo consapevoli deve essere assolutamente regolarizzata. Per avere un quadro completo della situazione, penso che sia giusto anche dare contezza di quelle che sono le morosità attuali dei centri sociali nei confronti dell'amministrazione. Per quanto riguarda il centro sociale Terra di Nessuno, via Bartolomeo Bianco, la morosità al 31 di gennaio del 2018 ammontava a circa 6.000 euro, per esattezza 5.963 euro. Per quanto riguarda il centro sociale Pinelli, via Fossato Cicala 22, la morosità al 30 gennaio 2018 ammontava ad euro 11.544. Ci sono già stati dei tentativi dell'amministrazione, varie diffide spedite a via raccomandata che di fatto sono state rifiutate, questo mi è stato riferito dagli uffici, quindi abbiamo disposto le notifiche attraverso i messi comunali. Deve essere chiaro sul punto che l'amministrazione, fatta questa ricognizione sulle situazioni di morosità, adesso intende agire in maniera decisa, in quanto da una parte non è assolutamente accettabile che non riusciamo ad avere degli interlocutori per notificare le nostre diffide e rivendicare il pagamento di quanto dovuto, perché qui sono canoni non pagati delle concessioni amministrative. Naturalmente avvieremo un tavolo il 20 di questo mese, partirà il gruppo di lavoro sulla riscossione che ho già accennato quando ho presentato il bilancio, preannunciando che avrei voluto rivedere completamente le procedure di riscossione dell'ente. In questo tavolo esamineremo queste situazioni, però è chiaro che il principio, che poi è quello che è stabilito dalla legge, è che chi non paga è fuori. Quindi o queste persone si regolarizzano e possono continuare a beneficiare dei beni pubblici, diversamente la legalità ci impone di assumere delle iniziative drastiche nei confronti di questi soggetti, come nei confronti di chiunque altro non onora i debiti nei confronti dell'amministrazione. Per quanto riguarda infine l'ultima domanda che ha fatto relativa al locale di via delle Fontane, come ricordava non è proprietà del Comune di Genova, è proprietà dell'Università, e l'immobile è stato assegnato in comodato gratuito per l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo politico. La scadenza del comodato è del 31 dicembre del 2016 e al momento l'immobile è formalmente ancora nella disponibilità della Prefettura. Consigliere Rossi, a lei per replica, prego. Eccoci. Ringrazio l'assessore per le risposte e ribadisco appunto il problema della complessità della situazione. Ringrazio anche per la risposta riguardante la morosità, che è un problema al quale secondo me un'amministrazione attenta come la nostra deve porre rimedio. E richiamo altresì appunto quello che poi sono le problematiche legate alla presenza di questi diciamo centri aggregativi tra virgolette negativi, che per il problema di sicurezza, per il problema di clima di tensione che questi spazi creano nel quartiere e nei quartieri dove questi sono ubicati. Su via delle Fontane poi secondo me serve anche un vero piano proprio di recupero anche da un punto di vista urbano, ma anche di non solo di sicurezza ma di pulizia, perché oggettivamente è negativo poter far vivere i residenti e i turisti ostaggio di queste situazioni negative. Ringrazio altresì per il discorso del tavolo del gruppo di lavoro, che secondo me è un'occasione molto importante, fatta sì per cercare di ovviare le criticità, le problematiche, che una discussione attenta deve essere fatta in maniera intelligente. Grazie. Colleghi, buongiorno, vi chiedo di prendere posto, diamo avvio alla seconda parte della seduta del Consiglio Comunale
di giovedì 8 marzo 2018, festa della donna, auguri a tutte le signore. Passo la parola alla segreteria generale per l'appello, prego. Grazie signor Presidente, seduta dell'8 marzo 2018, ore 15, Amorfini presente, Anzalone presente, Ariotti presente, Avvenente presente, Baroni presente, Bernini presente, Bertorello presente, Bruccoleri presente, Brusoni presente, Bucci presente, Campanella presente, Cassibba presente, Ceraudo presente, Corso assente, Costa presente, Crivello presente, De Benedictis presente, Ferrero ci ha fatto sapere che non potrà partecipare, assente giustificato, Fontana presente, Gambino, dove è Gambino? Gambino è fuori posto, va presente, Giordano presente, Grillo presente, entra Corso in questo momento, Immordino presente, Lilli Lauro assente, Lodi presente, Maresca presente, Mascia presente, Pandolfo presente, Piana presente, Pignone presente, Pirondini presente, Putti ha comunicato che non parteciperà alla seduta, Remuzzi presente, Rossetti presente, Rossi presente, Salemi assente, Santi presente, Terrile presente, Tini presente, Vacalebre presente, Villa telefono, però è presente. Sono presenti, signor Presidente, 37 consiglieri comunali, compreso il sindaco. Benissimo, grazie alla segreteria generale. La seduta è valida, direi di partire subito con la individuazione degli scrutatori. Ci sono volontari, consigliere Terrile che ringrazio, il consigliere Vacalebre che ringrazio, il consigliere Amorfini che ringrazio. Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno, la delibera proposta di giunta al Consiglio numero 6, proposta 1 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto l'adozione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale Ligure 3697 e successive modifiche ed integrazioni per la ridefinizione della disciplina di area soggetta a disciplina urbanistica di norma speciale numero 41, via dei Carpi, Valle del Gerato, a Genova Molassana, municipio Quarta Valbisagno. Sulla stessa non sono stati presentati ordini del giorno né emendamenti, ci sono soltanto le integrazioni avanzate dalla Giunta Comunale che fanno parte integrante della delibera medesima. Ci sono dichiarazioni di voto? Direi di no. Pongo quindi in votazione la delibera di proposta di giunta al Consiglio 6, proposta 1 del 18 gennaio 2018, adozione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale Ligure 3697 per la ridefinizione della disciplina di area soggetta a disciplina urbanistica di norma speciale numero 41, via dei Carpi, Valle del Gerato, a Genova Molassana, municipio Quarta Valbisagno. Si vota?
Proposta 1, presenti 37, voti favorevoli 37, il Consiglio approva. Sulla stessa viene chiesta l'immediata eseguibilità. Si vota. Immediata eseguibilità sulla proposta 1, presenti 37, favorevoli 37, il Consiglio approva. Passiamo ora al secondo punto dell'ordine del giorno, la delibera di proposta giunta al Consiglio numero 7, proposta 2 del 18 gennaio 2018, adozione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale Ligure 3697 per la ridefinizione della disciplina di area soggetta a disciplina urbanistica di norma speciale numero 84 ex OMP Mongiardino via Opisso a Genova Pegli, municipio Settimo Ponente. Anche questa è comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta. Sulla stessa non sono state presentati ordini del giorno o emendamenti. Ci sono dichiarazioni di voto? Direi di no. Pongo quindi in votazione la delibera proposta di giunta al Consiglio 7, proposta 2 del 18 gennaio 2018, adozione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3697 per la ridefinizione della disciplina di area soggetta a disciplina urbanistica di norma speciale numero 84, ex OMP Mongiardino, in via Opisso, Genova Pegli, municipio Settimo Ponente. Si vota. Proposta 2, presenti 36, favorevoli 36, il Consiglio approva. Sulla stessa viene chiesta l'immediata eseguibilità. Si vota.
Proposta 2, immediata eseguibilità, presenti 36, voti favorevoli 36, l'immediata eseguibilità è concessa. Passiamo ora al successivo punto dell'ordine del giorno. Delibera di proposta giunta al Consiglio 8, proposta 3 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto l'adozione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3697 per la ridefinizione della disciplina di area soggetta a disciplina urbanistica di norma speciale numero 43, via Romana della Castagna, Genova IV, municipio IX Levante. Anche su questa pratica, che è comprensiva delle modifiche di integrazioni apportate dalla Giunta Comunale, non sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti. Dichiarazioni di voto non ne vedo. Pongo quindi in votazione la delibera proposta di giunta al Consiglio numero 8, proposta 3 del 18 gennaio 2018, adozione di aggiornamento al PUC ai sensi dell'articolo 43, legge regionale 3697, per la ridefinizione della disciplina di area soggetta a disciplina urbanistica di norma speciale numero 43, via Romana della Castagna, Genova IV, municipio IX Levante. Si vota. Proposta 3, presenti 37, favorevoli 37, il Consiglio approva. Sulla stessa viene chiesta l'immediata eseguibilità. Si vota. Immediata eseguibilità sulla proposta 3, presenti 36, favorevoli 36, l'immediata eseguibilità è concessa. Passiamo ora al successivo punto all'ordine del giorno, la mozione 10 del 14 febbraio 2018, avente ad oggetto la realizzazione di un hospice gestito dall'associazione Gigi Ghirotti nel ponente genovese. L'atto è stato presentato da il Partito Democratico, ma sottoscritto anche da tutti i capigruppo di maggioranza e di opposizione, direi. Primo firmatario il consigliere Avvenente, al quale do la parola per l'illustrazione. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa mozione prende atto di una carenza che è una carenza grave in un'area vasta del Ponente non solo cittadino ma anche del Ponente confinante. In particolare faccio riferimento alla zona che va da Cogoleto, Arenzano, Mele, La Vallestura, Tiglieto e i municipi Medio, Ponente e Ponente. Sostanzialmente 250.000 residenti che hanno vissuto in questi anni tutta una serie di elementi di servitù che hanno caratterizzato quei territori. Anzi, se mi è concesso un brevissimo inciso, volevo ringraziare sentitamente il Presidente dell'Autorità Portuale Signorini per quella frase che egli ha pronunciato e con la quale egli definisce le aree del territorio del Ponente cittadino aree di pochissimo pregio. Lo ringrazio per la sincerità, perché di solito le convenzioni sociali che ci portano a, come dire, ad assumere atteggiamenti talvolta intrisi di ipocrisia, in questa volta no, perché sono stati scevri completamente da freni inibitori e egli ha detto esattamente quello che pensa. C'è un po' di ironia quello che sto dicendo? Il nostro pensiero. Ma infatti ho parlato del Presidente dell'Autorità Portuale Signorini. C'è un po' di ironia, sì, lascio a voi la valutazione rispetto a questa cosa. Io penso che sia molto facile definire territori degradati, territori che hanno dovuto subire servitù che tutto il resto della città non ha voluto. E non per questo, visto che l'hanno dovuta subire e hanno dovuto convivere con quelle servitù, tutte quelle che non piacevano al resto della città sono finite a Ponente. Esaurito il Ponente finivano nella Valpolcevera. Ma detto questo, come posso dire, non si può giustificare questo dicendo vabbè, sono talmente malandati che ci mettiamo qualcos'altro che non funziona. E invece la mozione, come dire, ha un senso esattamente contrario, quello di trovare e fornire la possibilità a quei cittadini, a quella popolazione che ha la cui incidenza della popolazione anziana è molto alta, di avere un servizio importantissimo. Perché l'incidenza delle patologie tumorali, ahimè, è ben nota, è molto forte anche nella nostra città, in particolare nel Ponente, proprio anche forse per la convivenza ravvicinata con alcune servità, che non hanno portato particolare salubrità in quel territorio. Mi riferisco ovviamente a tutta una serie di presenze che emanano nell'atmosfera sostanze non propriamente Chanel numero 5, tanto per il cielo della chiara. E quando una famiglia, soprattutto anziana, viene colpita da queste patologie, deve anche sobbarcarsi un viaggio per potersi recare o a Bolzaneto o ad Albaro, dove esistono già oggi i due hospice dell'Associazione Gigi Ghirotti. Non possiamo altro che ringraziare il professor Franco Richet per quello che ha fatto in questi anni, un'azione veramente straordinaria, per portare conforto ai malati di questa patologia, ai loro familiari che vengono in qualche modo assistiti. Quindi nella mozione si chiede sostanzialmente che l'amministrazione comunale, qualora dovesse condividere questa mozione, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i capigruppo e i consiglieri che l'hanno sottoscritta, di riavviare un percorso di confronto appunto con l'Associazione Gigi Ghirotti, che era già stato a suo tempo, alcuni mesi, alcuni anni or sono, avviato, al punto che il professor Franco Richet aveva avuto occasione di visitare alcuni locali nella zona del municipio Ponente e in allora si era detto disponibile con fondi propri a ristrutturare e a mettere nelle condizioni quei locali di poter ospitare dai 15 ai 18 posti letto per malati terminali. Evidentemente, come posso dire, il costo di riqualificazione è molto alto, però non era un problema per l'associazione perché attraverso fondi propri, sponsor e quant'altro sarebbe riuscito a sopperire a questa difficoltà. Il problema è la gestione, quindi bisogna che si apra un ragionamento e un confronto
anche con la Regione Liguria per capire se esistono le condizioni per poi fare un accreditamento e un convenzionamento appunto per un numero di posti letto di 15 o 18 sostanzialmente per poter consentire un equilibrio economico da poter sviluppare un servizio di questo genere. Quindi si chiede di attivare appunto la disponibilità dei competenti uffici comunali, penso al patrimonio, penso a un ragionamento anche con la città metropolitana, per verificare l'eventuale disponibilità di locali e di immobili di proprietà per dedicare appunto agli scopi principali di questa mozione. Erano stati visti in allora una parte dei locali dell'ex scuola Quasimodo nella zona di Palmaro, che è stata recentemente oggetto, come posso dire, di valutazione quantomeno, il documento parlava di questo, per eventuali alienazioni, ma era stata vista anche la struttura dell'ex villa del barone Podestà, che è sita esattamente all'uscita dell'autostrada di Pra, ho detto bene, giusto? Perché non vorrei sbagliarmi, perché le gaffe sono all'ordine del giorno in questo senso, quindi l'uscita dell'autostrada di Pra, una villa che è stata acquistata dalla provincia, acquisita dalla provincia, opportunamente ristrutturata direi assai bene, aveva ospitato per qualche tempo, un paio d'anni, l'ufficio, il centro per l'impiego, e dopodiché, sempre la provincia, dopo aver ristrutturato la villa Sauli, poco distante, 300 metri più verso Voltri, aveva abbandonato quella villa. Quella villa oggi è chiusa. Fortunatamente i collezionisti di rame non se ne sono ancora accorti, diciamolo piano, perché sennò, come posso dire, il rischio è che quando si deciderà di cosa fare di quella struttura si entrerà dentro e si rischia di trovare la desolazione più assoluta, come spesso accade nelle zone e nei locali abbandonati. Quindi sostanzialmente il concetto credo che espresso sia stato recepito, a tal punto ribadisco che è stato largamente condiviso da questo Consiglio. Quindi non ho altro da aggiungere se non auspicare e augurarmi che questa mozione venga fatta propria dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco. Grazie a tutti. Grazie consigliere Avenente. Ci sono degli interventi in discussione generale? Non vedo nessun collega e quindi do la parola al signor Sindaco per la posizione dell'amministrazione nei confronti della mozione appena illustrata. Prego, signor Sindaco. Beh, diciamo che mi sembra scontato che la cosa sia valida e che sia opportuna. Aggiungerei il fatto che, oltre a rendere disponibili ovviamente le strutture immobiliari, dobbiamo concordare assieme il piano, perché probabilmente noi potremo fare anche qualcosa di più. Non mi impegno su nulla, però dico solo che mi impegno a vedere la situazione per vedere se riusciamo a fare qualcosa di più di questo. L'unica cosa che dobbiamo verificare, su cui io non posso dire nulla, però posso impegnare a verificarla, è il piano sanitario regionale, perché bisogna che la cosa si inquadri nel piano sanitario. Questo non è un se o una condizione, però ovviamente dobbiamo metterci in accordo con la Regione, quindi il lavoro grosso deve essere fatto prima con la Regione e dopodiché con... Anche se, come sapete, il Sindaco ha la responsabilità della salute della città, quindi noi potremmo anche, per fare voce grossa, non penso sarà il caso, però noi potremmo anche dire che abbiamo bisogno di questa cosa, appunto, e basta. Non credo che sarà il caso di dover fare una cosa del genere, voglio solo dire che, se del caso, noi faremo valere il fatto che abbiamo la responsabilità della salute della città. E ovviamente non ho detto che è un sì, ma è un sì. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Direi di no. Pongo in votazione la mozione 10 del 14 febbraio 2018, avente ad oggetto la realizzazione di un hospice gestito dall'Associazione Gigi Ghirotti nel Ponente Genovese. Si vota.
Mozione 10, presenti 37, favorevoli 37, approvata all'unanimità. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, mozione 12 del 20 febbraio 2018, avente ad oggetto lo spostamento del deposito petrolchimico. L'atto è stato presentato da il consigliere Amorfini della Lega Nord, sottoscritto da tutti i consiglieri del gruppo consigliare della Lega ed anche da altri colleghi capigruppo e non di maggioranza. Sullo stesso sono stati presentati tre emendamenti, uno da parte del consigliere Pignone, consigliere Crivello e consigliera Bruccoleri della lista Crivello, uno a firma del Partito Democratico, primo firmatario Bernini, e uno a firma del consigliere Ceraudo del Movimento 5 Stelle. Do la parola quindi al consigliere Amorfini per l'illustrazione della mozione e poi ai proponenti degli emendamenti per l'illustrazione dei medesimi. A lei, consigliere Amorfini, prego. Grazie Presidente, leggerò questa mozione. Tenuto conto che da alcuni mesi si sente parlare dello spostamento dei depositi petrolchimici attualmente collocati a Multedo, dato che alcuni quartieri del ponente genovese attendono da anni una riqualificazione perché gravati da servitù del passato che hanno portato problemi ambientali e di salute alla popolazione, considerato che un eventuale spostamento di un deposito petrolchimico dovrebbe tenere conto di molti fattori quali vicinanza alle abitazioni, vicinanza di industrie già presenti, vicinanza con aree riqualificate dalla vecchia industria e vincolate da accordi e con strutture aeroportuali, si impegna il sindaco e la giunta a confrontarsi in modo preliminare con i singoli gruppi consigliari e con i comitati dei residenti del quartiere che verrà coinvolto dall'eventuale spostamento per discutere in merito a servitù e che ogni decisione venga condivisa con le realtà territoriali esistenti nel più trasparente e democratico confronto. Grazie. Do la parola per illustrazione dell'emendamento 1 al consigliere Pignone. Prego. Sì, noi cogliamo con favore, diciamo, l'attenzione relativa alla mozione, alla proposta, cioè quella di coinvolgere la cittadinanza in impegni così importanti di trasformazione urbanistica proprio in virtù dei depositi, dei petrolchimici, i quali ovviamente essendo comunque stabilimenti a rischio di incidenza rilevante portano nel territorio attuale e in quello che poi sarà previsto eventualmente come trasferimento ovviamente una sensibilità della cittadinanza e della popolazione che secondo noi, proprio anche alla luce della proposta della mozione, proposta dai colleghi di maggioranza, noi proporremmo un emendamento a questa mozione che tenga conto un po' anche del sentimento che è proposto, per cui nel primo punto, quando si dice di confrontarsi in modo preliminare, noi aggiungeremmo in assemblea pubblica, proprio per condividere in uno spazio collettivo questa proposta, ma come secondo punto noi riteniamo importante che questo fosse discusso in un'apposita commissione consigliare all'interno della quale ci siano anche proposte alternative, dato che non si parla solamente di Cornigliano, ma in questi anni proposte ce ne sono di siti alternativi, per cui la sede della commissione consigliare è il luogo idoneo, secondo noi, per portare qui anche il confronto delle varie progettualità. Ovviamente all'interno di questa commissione noi immaginiamo che possano e debbano essere auditi i rappresentanti delle aziende petrolchimiche, anche per ascoltare la loro voce, le organizzazioni sindacali, i presidenti dei municipi interessati ovviamente, e i rappresentanti dei comitati territoriali, pertanto nonché appunto i tecnici della protezione civile, in quanto quello che stiamo discutendo sono appunto impianti delicati. Questa è la nostra proposta di emendamento che dà, secondo noi, un valore aggiunto, vuol dire, alla sensibilità di questo documento che è proposto appunto dai consiglieri di maggioranza.
Grazie consigliere Pignone. Passiamo ora all'illustrazione dell'emendamento 2. Do la parola al consigliere Bernini proprio a questo fine. Prego consigliere. Sì, anche nel mio caso sono emendamenti integrativi rispetto alla buona mozione presentata a prima firma da parte del consigliere Amorfini, che però ad una prima lettura mi ha lasciato il dubbio che si potesse alla fine pensare, beh, se non ci si mette d'accordo sull'individuazione di un sito nuovo, allora restano lì a Multedo. Le dichiarazioni del presidente degli associazioni industriali di Ravenna, Ottolenghi, a cui fa capo una delle due aziende lì presente, la Superba, chiaramente ci hanno fatto capire che nel momento in cui non si trovasse un sito alternativo, loro non sono interessati a restare nell'area di Multedo. Invece la Carmagnani, che è una storica azienda genovese, non ha espresso queste dichiarazioni e si sa, perché lo hanno già espresso in molte occasioni, che esiste da parte di questa azienda l'intenzione di fare una innovazione tecnologica dei contenitori che comporterebbe un investimento ammortizzabile in un lungo periodo e quindi questo significherebbe il mantenimento a Multedo di una parte consistente di questi depositi chimici che invece noi riteniamo debbano lasciare spazio ad una gestione di tipo urbano della città. Di conseguenza, per meglio specificare questa cosa, la richiesta è quella di inserire un capoverso in cui si dice di fatto, atteso che i depositi costieri di sostanze chimiche devono trovare collocazione in aree portuali e le aree attualmente occupate dai depositi delle aziende Carmagnani e Superba debbono essere destinate a funzioni urbane. E modificando conseguentemente anche il capoverso terzo, laddove è scritto che un eventuale trasferimento, dicendo invece il necessario trasferimento dei depositi chimici costieri deve rispondere, eccetera, eccetera, così come è scritto nel testo. Così come nella parte diciamo dell'impegnativa, l'eventuale spostamento va modificato con della nuova localizzazione. Per dare però anche una chiara connotazione alla tipologia di questioni che devono essere verificate nel processo di scelta del nuovo sito, chiediamo che venga inserito dopo aeroportuali la specifica che richiedono rispetto di rigide norme di sicurezza e che venga inserito due ulteriori capoversi che specificano meglio le caratteristiche che devono avere i siti e che devono essere considerati anche per la qualità della presenza sul territorio urbano di questo tipo di aziende. Il primo considerato riguarda le caratteristiche che deve avere il sito di collocazione dei depositi costieri e chiaramente dice che ci vuole l'adeguata connessione ferroviaria che esclude per esempio alcuni siti che erano stati precedentemente individuati dal Presidente allora dell'autorità portuale Merlo perché non c'era la ferrovia vicina, mentre una porzione consistente del prodotto già oggi viene trasferita con sistemi di sicurezza maggiore senza intralciare l'attività economica della città attraverso ferrovia e che ci sia invece questo per la sicurezza generale della portualità genovese, ma del resto è solo una precisazione perché lo stabilisce il codice della navigazione, che ci sia una banchina di attracco esclusiva per le navi chimichiere in modo da evitare che ci possono essere delle commistioni pericolosissime. L'altro capoverso dice, dato che la scelta spetta all'autorità portuale di fatto, il percorso per arrivarci prima di fare tutta la cosa che giustamente chiede Morfini, cioè la trasparenza della comunicazione, chiede che quella che è di fatto già un obbligo, la conferenza di servizi per la scelta del sito, abbia le caratteristiche che oggi con le recenti normative in materia di opere pubbliche di impatto rilevante sono comunque richieste, ma possono diventare un elemento importante di informazione dei cittadini, perché non tutti noi nasciamo imparati sulla sicurezza del territorio e avremo bisogno che gli enti che si devono occupare di queste cose, ARPAL, poi sono scritti Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, ENAC e Università,
ci diano gli elementi. La cosa che viene inserita è che venga anche studiato l'elemento che viene normalmente chiamato opzione zero, cioè nel caso in cui si decidesse che a Genova non ci stanno più i depositi costieri, quali sarebbero le conseguenze per il tessuto economico non solo locale, ma del nord Italia. Siamo ora all'ultimo degli emendamenti, quello presentato dal consigliere Ceraudo, al quale do la parola per l'illustrazione. Prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno Sindaco. Dalla mozione presentata oggi da parte della Lega Fratelli d'Italia è un'ottima iniziativa, anche se penso che la Democrazia Cristiana sia 20 anni che ormai sia finita, e quindi quello che io leggo in questa mozione è il nulla. Il nulla perché qualsiasi delegazione ha il diritto di sapere quale futuro abbia, e quindi la condivisione è un obbligo di una giunta e di un'amministrazione consapevole. Quindi, partendo da questa premessa, il nostro emendamento in cui interveniamo su questa mozione precisa dei punti. I punti sono: sostituire sul capoverso, tenuto conto che da alcuni mesi dello spostamento dei depositi petrolchimici attualmente collocati a Mutedo, sostituirlo con il capoverso, tenuto conto che lo spostamento dei depositi costieri di Carmagnani e Superba deve necessariamente avvenire per liberare e restituire quelle aree alla delegazione, tutelando la salute e l'occupazione. Questo viene da un percorso che comunque parte dal 1990, quindi tutte le amministrazioni se ne sono scansate da questo, e ora comunque sarà il momento di prendersi delle responsabilità. Quindi questi depositi devono essere necessariamente spostati, e non nel caso devono essere dislocati. Dopo il capoverso, considerato che con aree riqualificate dalla vecchia industria e vincolate da accordi e con strutture aeroportuali, senza specificare quali, non ha un senso. E quindi aggiungere i seguenti capoversi: considerato che le aree ex Ilva rispondono ad un preciso accordo di programma stilato nel 2005 che tutela quelle aree da nuovi impianti industriali ad alto impatto ambientale, quindi sostituirlo con quel capoverso in modo tale che quelle aree, sappiamo benissimo che sono legate da un accordo di programma che tutelano nuovi impianti industriali, aggiungere ancora, considerato altresì che afferma un principio generale secondo il quale la normativa Serveso dichiara che l'interesse pubblico alla sicurezza di tali impianti è assolutamente prioritario rispetto agli interessi economici e privati in alcun modo negoziabile. Aggiungere ancora, considerato che il Comune deve diffondere informazioni necessarie legate alla procedura d'emergenza da seguire da parte dei residenti, così come stabilito dalla stessa normativa Seveso. Aggiungere oltresì, considerato che il Sindaco è responsabile, come ha detto precedentemente bene il Sindaco, della condizione di salute alla popolazione del suo territorio. Quindi, nell'impegnativa, aggiungere, dopo l'ultimo capoverso, nel più trasparente e democratico confronto possibile, che è fondamentale, aggiungere a tutela della salute del cittadino, impegnandosi a monitorizzare la qualità dell'aria e delle delegazioni interessate da impianti industriali o ad alto impatto ambientale, rendendolo fruibile al cittadino e in piena trasparenza. Nel caso di Cornigliano, a rispettare l'accordo di programma vigente. Queste integrazioni sono integrazioni necessarie per dare delle risposte concrete a delle delegazioni che aspettano con ansia delle risposte. Quindi capire bene quali siano le condizioni e quali possano essere il futuro di determinati impianti che possono comunque comportare delle servitù a dei quartieri, a delle delegazioni che per legge, ripeto, per legge, non possono essere instaurate in quelle zone. Quindi vorremmo avere delle risposte concrete su
su questa emozione qua. Grazie. Consigliera Morfini, sugli emendamenti ha bisogno di un po' di tempo. Prego. Chiedo 5 minuti di sospensione. 5 minuti di sospensione concessa.
Colleghi, cortesemente. Chiedo a tutti di riprendere posto. Consiglieri, direi che possiamo riprendere i lavori. Consiglieri, cortesemente vi chiedo di prendere posto, di prestare un po' di attenzione. Consigliera Morfini, rispetto alle proposte di emendamento che sono state avanzate, la sua posizione in qualità di proponente, prego. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda l'emendamento 1, sono favorevole, siamo favorevoli. L'emendamento 1 presentato dal consigliere comunale Enrico Pignone del gruppo consigliare Lista Crivello. L'emendamento 2, siamo favorevoli, presentato dal gruppo consigliare del PD, e l'unica frase che noi vogliamo togliere è nell'impegnativa, girando il foglio, l'ultima riga dove dice tale analisi dovrà comprendere gli effetti di una chiusura dei depositi in questione. Noi escludiamo questa questione, questa cosa. Mentre la terza presentata dal Movimento 5 Stelle, respinta, la respingiamo. Contrario. Bene, quindi chiedo sostanzialmente soltanto al Partito Democratico se nella formulazione proposta può essere considerato quindi integrato e accoglibile l'emendamento, se no, prego. Io sono convinto che anche di fronte ad una analisi dell'opzione zero risulterebbe importantissimo per l'economia del Nord Italia mantenere su Genova questi depositi, perché altrimenti passa tutto attraverso Marsiglia, dove già adesso Tolenghi ha i suoi depositi costieri. L'avevo messa, come dire, per coscienza pulita, dicendo analizziamo anche il caso. Sono convinto che comunque l'opzione zero sarebbe stata verificata come non fattibile, quindi mi va bene anche così. Bene, ci sono interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto, consiglieri? Dichiarazione di voto. Discussione generale? Allora, consigliere Vacalebre, lei allora, se è per dichiarazione di voto le do la parola dopo, anche perché dobbiamo sentire ancora l'amministrazione. Consigliere Ceraudo, in discussione generale o in dichiarazione di voto? Ok, invece Terrile, lei in discussione generale, prego. Ma ne approfitto solo per dire che io e il consigliere Avvenente da ottobre più o meno avevamo chiesto la possibilità di fare una commissione consigliare sul tema dei depositi di Multedo, sentendo oltre agli abitanti di Multedo anche i rappresentanti delle due aziende. Abbiamo mandato qualche sollecito, ma al momento non, quindi credo che all'esito della mozione, che se verrà accolta dal Consiglio Comunale, sarebbe poi opportuno farla questa commissione consigliare. Grazie. Grazie consigliere, e quindi prima di dare la parola ai colleghi per la dichiarazione di voto do la parola al sindaco. Sì, do la parola. Lei è in discussione generale, consigliere Ceraudo? Allora a lei la parola, prego. Bocciare questo tipo di emendamento mi lascia perplesso, perché è già la seconda volta che viene bocciato una richiesta di un certo tipo, e soprattutto in regione anche. Quindi la frase detta dal sindaco prima sulla tutela della salute, qua lo abbiamo ben chiaro, la tutela della salute. Quindi non riusciamo a capire se 10 minuti fa il sindaco ha premesso che è garante della salute del territorio e dei cittadini, la nostra mozione verteva su quello, non capisco perché nessun punto di quelli viene neanche inserito, quindi la contrarietà per noi, ora aspetteremo la risposta da parte del sindaco, ci lascia perlomeno perplessi, poi diremo la nostra dichiarazione di voto complessiva. E terminati gli interventi in discussione generale, do la parola al sindaco per la posizione dell'amministrazione sulla mozione così come emendata. Prego, signor sindaco. Nella storia dei depositi di Carmagnani e Superba ne abbiamo parlato sia in campagna elettorale, cioè io personalmente ho cominciato a parlarne sia in campagna elettorale, e quindi praticamente quasi un anno che ne parliamo.
Mi sembra che abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione e la riassumo in due parole. I depositi dove sono adesso non vanno bene. Sono anni che la città cerca di portarli da un'altra parte, sono anni che la città non riesce. Io dico la città, è vero che è l'amministrazione, è vero tante cose, però è anche la città, perché i cittadini hanno il diritto di dire e di esprimere la loro opinione. Nello stesso tempo però tutti i cittadini come l'amministrazione hanno il dovere di essere responsabili della loro opinione, per cui quando si dice in questa area io non li voglio, è una responsabilità, non voglio i depositi, è una responsabilità della città in totale. Quindi questo secondo me va sottolineato, che è un dato positivo, non è negativo. Detto questo, le difficoltà ovviamente ci sono e sono sotto gli occhi di tutti e nessuno può dire che sia una cosa facile. Noi ci siamo impegnati, io mi sono impegnato personalmente anche, perché ritengo che sia dovere, proprio perché, e qui faccio un breve inciso, io sottolineo che il sindaco è responsabile della salute, non tollero nessuno, che possa dire che noi non lo siamo. Nella mozione c'è scritto chiaro e tondo che siamo responsabili della salute, è evidente che terremo tutti gli occhi puntati sulla salute della città e dei cittadini che sono attorno a questi impianti, se eventualmente dovessero essere presenti nel nuovo posto. Quindi questo, signori, è scontato. Ritorno al capitolo precedente. Se li lasciamo nell'area portuale, è ovvio che forse accontenteremo il 90% della città e l'altro 10% non sarà felice. Questo penso che lo capite tutti. Come faremo a scegliere? Nelle mozioni è stato giustamente sottolineato, per me era evidente, però mi fa piacere che qualcuno l'abbia sottolineato, il fatto che deve essere una scelta tra tante amministrazioni, ci deve essere la regione, ci deve essere l'autorità portuale, ci deve essere la struttura sanitaria, ci deve essere tante cose assieme. Okay? Nella regione parlavo della parte economica, c'è anche la parte sanitaria. Posso finire? Ok. Dobbiamo farlo tutti assieme, quindi ci prenderemo tutte le responsabilità. Sulle aree ex Silva, tutti sanno che questo potrebbe essere un candidato, quindi il fatto che lì non ci si possano mettere attività di questo tipo io non sono d'accordo, e poi vedremo se sarà vero o se non sarà vero. Rispetto le opinioni di tutti, però io non sono d'accordo. Non è detto che saranno messe lì, ci sono almeno 3 o 4 possibilità e tutti sapete quali sono, quindi è inutile che le ripeta. Non sarà una decisione facile, la cittadinanza sarà coinvolta nella decisione, ovviamente. Teniamo presente che ci sarà sicuramente una parte di cittadinanza che non sarà contenta. Però l'amministrazione, compito dell'amministrazione, è prendere anche le decisioni difficili e come tale io mi sento in grado di poter giustificare una decisione difficile, rendendomi perfettamente conto che qualcuno non sarà contento, però lo facciamo per tutta la città. L'ipotesi di chiudere, come giustamente ha detto il consigliere Bernini, secondo me ora come ora non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione, poi vedremo in futuro se non avremo altre opzioni, ma io non penso che noi dovremmo andare in quella direzione, penso che la città sia matura abbastanza per capire una cosa di questo tipo. Certamente, qualunque decisione presa, e questo lo sottolineo, deve avere una ricaduta zero sulla salute dei cittadini, ovvero sia o migliorarla possibilmente, cioè devono essere prese tutte quelle precauzioni per evitare che ci siano ricadute sulla salute, questo è ovvio, ma non solo, dovrà anche prevedere una certa quota, uso la parola compensazione perché mi manca una parola analoga, però è la parola che viene usata nelle amministrazioni, quindi la uso, non mi piace per niente, però si tratta solo di fare degli investimenti per ottimizzare attività che magari sono senza investimenti sulla parte che viene coinvolta e che invece potrebbe avere un notevole sviluppo. Quindi certamente ogni soluzione di trasferimento dovrà prevedere una parte cospicua di investimenti nell'area dove viene fatto il trasferimento, investimenti per la città ovviamente, non per la parte produttiva. Questo mi sembra scontato e noi faremo in modo che questo succeda. Con queste premesse penso che noi potremo prendere la decisione e lo faremo nei prossimi mesi. Io sono convinto che non arriveremo alla fine dell'anno senza una decisione ben chiara, altrimenti alla fine dell'anno non ci arriviamo proprio. È una battuta, ovviamente, ma mi avete capito. Okay? Grazie a tutti. Ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Vaccalebre, prego.
Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Il gruppo Fratelli d'Italia supporta all'unisono la mozione illustrata dal collega Morfini precedentemente. Vogliamo però come gruppo specificare che il nostro voto non è da ascriversi alla mera appartenenza alla maggioranza di governo della città, ma è perché condividiamo la mozione nel metodo e nel merito. Fratelli d'Italia ha sempre favorito l'ascolto e il confronto con il territorio come metodo per far politica. Quello di ascolto poi è un metodo condiviso anche dal sindaco con i suoi incontri con i cittadini, che intende proprio ascoltare e parlare con i residenti dei vari quartieri. Nel metodo dell'ascolto quindi ci riconosciamo e ne siamo anche promotori. Nel merito condividiamo il pensiero che da troppo tempo le cosiddette servitù del ponente cittadine siano state fatte senza il criterio della compensazione. Anzi, a nostro avviso, le famiglie dei residenti hanno da tempo ricevuto molto meno di quanto abbiano dato a favore della comunità genovese. Penso per i quartieri al quartiere di Cornigliano, che è il simbolo del martirio delle servitù ed indicata, come sembra, tra le possibili destinazioni del petrolchimico. Cornigliano è stata trasformata negli anni in periferia della periferia, in un quartiere schiavo di opere a favore della città tutta, che nulla ha lasciato al territorio. Oggi il grido di attenzione che viene da quel quartiere non si può non ascoltare. Negli anni gli abitanti di Cornigliano hanno osservato una desertificazione sia sociale sia commerciale senza precedenti in città, con infrastrutture scolastiche precarie, insalubrità ambientali e problematiche sanitarie dei residenti nettamente superiori a quelle degli abitanti dei vari quartieri genovesi. Grazie all'accordo di programma, che finalmente dà una prospettiva di riqualificazione al quartiere, i cittadini auspicavano nel breve periodo la ricompensa del danno e dei torti subiti nel corso degli anni e delle precedenti amministrazioni. Il gruppo Fratelli d'Italia crede che i cittadini di Cornigliano vadano ascoltati, come tutti quelli del ponente genovese, e che abbiano bisogno di vivere in delegazioni finalmente riqualificate e non messe di nuovo in catene da ulteriori servitù. Prendiamo con piacere atto che il sindaco abbia espresso quanto sia importante confrontarsi con i cittadini al fine di arrivare a una decisione, appunto relativa allo spostamento del petrolchimico. Grazie. Consigliere Crivello, prego. Sì, grazie Presidente, solo pochi minuti per riaffermare che naturalmente lo spirito della mozione era condivisibile da subito. La condividiamo e la approviamo in virtù del fatto che il nostro emendamento è stato accolto, nel senso che è vero, come diceva il Sindaco, siamo dinanzi a una decisione complessa, tecnicamente e politicamente devo dire molto delicata, e il tema va decisamente approfondito, insomma, evitando incomprensioni e soprattutto, se ci riusciremo, non sarà facile, ma evitando guerre tra poveri, insomma. Quindi l'atteggiamento nostro è positivo in virtù di questa accoglienza, perché cittadini, i vari livelli istituzionali, ad esempio noi abbiamo sottolineato la presenza più che corretto e giusto che ci sia delle organizzazioni sindacali, che in qualche modo rappresentano, se lo sviluppo deve essere sostenibile, deve essere uno sviluppo che guarda naturalmente alla salute, agli interessi del territorio, ma anche all'occupazione e ai laboratori che in quelle realtà operano. Insomma. Gli attori sono molti, i soggetti coinvolti altrettanto, alla luce appunto dell'accoglienza del nostro emendamento ne voteremo a favore. Consigliera Lodi, prego. Intanto il Partito Democratico accoglie con favore il fatto che siano stati recepiti gli emendamenti che in qualche modo completano la mozione e la completano soprattutto in alcuni due aspetti. Uno rispetto al coinvolgimento dei municipi, quindi è un processo che viene avviato, che è sempre più completo, perché sicuramente i municipi, e posso anche esprimere la completa disponibilità da parte dei municipi in cui il centrosinistra appunto in questo momento è al governo, sono pronti a un confronto, soprattutto che sia un confronto davvero di programma della città, perché anche la proposta del tipo di gruppo di lavoro e la proposta dell'integrazione del completamento col coinvolgimento delle autorità preposte in una maniera completa credo che dia più valore a questo processo. Non è facile, e sono d'accordo con lei, signor Sindaco, prendere una decisione su queste questioni, perché abbiamo il tema della salute, abbiamo il tema della vivibilità, abbiamo il problema che abbiamo quartieri più affaticati di altri, quindi senza dubbio non sarà una decisione facile, ma come Partito Democratico, anche nell'ottica è evidente di questi emendamenti, siamo disponibili a collaborare a un percorso
che porti a una scelta davvero di tutela dei cittadini il più possibile partecipata, che ovviamente parte dal presupposto che a Multedo questo insediamento deve essere spostato e deve essere spostato proprio nei termini della sicurezza di cui lei si è fatto interprete, ma mi pare che si sia fatto interprete tutto il Consiglio Comunale. Consigliere Ceraudo, prego. Io volevo ripetere quello che la normativa Seveso dà come indicazione. L'interesse pubblico alla sicurezza di impianti è assolutamente prioritario rispetto agli interessi economici e privati e in alcun modo negoziabile. Su questa frase noi continuiamo a ripetere, con le garanzie da parte del sindaco che prenderà tutte le carte in mano e quindi tutelare la salute del cittadino, l'occupazione, la possibilità di trovare un sito che sia un sito che possa ospitare questi depositi costieri. Abbiamo i nostri dubbi su dove e continuiamo a chiederlo. Ci saranno degli studi, so che non è facile, quindi ci sarà la situazione da portare avanti. Abbiamo dei seri dubbi sulla questione della monitorizzazione dell'aria, perché sia in regione che in questo caso qua, per quanto riguarda il nostro emendamento, è stato bocciato, quindi la domanda è: lo farete? Gli impianti saranno finalmente controllati per i cittadini? I dati saranno finalmente trasmessi ai cittadini, visto che comunque questi impianti si concentrano tutti soprattutto in una parte del Ponente che ha servitù da anni? Queste sono le domande che continueremo a porci e porteremo avanti. Difenderemo le delegazioni che hanno comunque la priorità della riqualificazione del proprio quartiere, ma altresì non possiamo certamente votare contro una mozione che comunque dà delle indicazioni e soprattutto con gli emendamenti portati avanti dall'opposizione diventa un pochettino meno democristiana. Quindi quello che noi diremo in questo momento è che voteremo a favore di questa mozione, ma staremo vigili su dove poi verranno collocati i depositi costieri. Consigliere Mascia, prego. Sì, paradossalmente sono un po' spiazzato da questi riferimenti democristiani in una discussione in cui si danno diciamo rilievi critici e poi si vota a favore, quindi alla fine, per carità, quello che voglio dire è questo: mi fa piacere il gruppo di Forza Italia, ma penso che sia condivisibile da tutte le forze di maggioranza, quando si parla nei termini in cui ha parlato il sindaco di città e di questi tipi di problemi, non c'è neanche bisogno, e non è il caso neanche di sottolinearlo, non è il caso di dire che noi votiamo a favore perché siamo a favore della città piuttosto che della maggioranza, non ha senso. Questa maggioranza si connota proprio per il fatto che davanti a tutto, e il sindaco ne è garante, mettiamo l'interesse pubblico che poc'anzi citava il rappresentante anche dell'opposizione alla sicurezza, all'ambiente e alla salute. È quasi scontato e può suonare anche a volte un po', diciamo, non dico offensivo, ma un po' irriguardoso nei confronti del sindaco sottolineare dei compiti che lui ha e che lui comunque preserva nella sua quotidianità e ha bene in testa. Però noi lo accettiamo ovviamente nella dialettica politica, perché è bene che ce li ricordiamo almeno tra di noi, non al sindaco, ma tra di noi forze politiche, è bene ricordarselo. Quindi noi votiamo a favore di questa mozione, nella consapevolezza che è un voto non per una maglietta, ma un voto per tutti. Vorremmo che, come mi è parso di recepire anche da parte del proponente, ci fosse un monitoraggio anche con commissione, con una commissione ad hoc della situazione, visto che saranno poi adottate delle decisioni, che possa coinvolgere quelli che sono poi i soggetti in audizione, i soggetti interessati, in modo tale da dare la massima condivisione.
ma su questo assolutamente non c'è nessun tipo di preclusione, anzi quando si tratta di scelte partecipate nell'interesse della città, ribadiamo, non c'è bisogno neanche di sottolineare i criteri di scelta. Grazie. Consigliere Maresca, prego. Grazie Presidente, noi sicuramente come Vinci Genova voteremo a favore di questo perché riteniamo appunto che come amministrazione stiamo parlando con tutte le parti in causa per arrivare alla soluzione migliore per tutti i cittadini. Come ha detto il consigliere Crivello, credo che sia un lavoro molto difficile, non è una materia facile che si può liquidare in pochi secondi, ci sono leggi come la direttiva Seveso, c'è anche il codice civile sulle emissioni, quindi sulla comparazione tra interessi pubblici e interessi dei cittadini, quindi è una materia molto delicata. Credo che però un attore fondamentale di questa dialettica sia l'autorità portuale, con cui sicuramente parleremo anche in eventuali commissioni, perché poi credo che avrà un ruolo fondamentale per decidere insieme al Comune dove inserire il petrolchimico. Quindi noi come Vinci Genova siamo favorevolissimi e anzi crediamo che gli emendamenti siano tutti emendamenti ragionevoli. Bene, non vedo altre dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione la mozione 12 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto lo spostamento del deposito petrolchimico. Si vota. Comprensiva degli emendamenti approvati. Mozione 12, così come emendata, presenti 38, favorevoli 38, approvata all'unanimità. Passiamo ora al successivo punto all'ordine del giorno, l'interpellanza 6 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto l'esposizione esterna e negozi di cassette di frutta e verdura. L'atto è presentato dalla consigliera Rossetti, alla quale do la parola, risponderà l'assessore Bordilli. Consigliera Rossetti, a lei, prego. Grazie Presidente. Vista la nuova norma che obbliga l'uso dei sacchetti bio per la frutta, la verdura e i generi alimentari in nome dell'igiene, considerato che l'esposizione all'esterno dei negozi delle cassette di frutta e verdura comporta il continuo contatto delle stesse con agenti inquinanti provenienti dai tubi di scarico dei veicoli in transito, contravvenendo pertanto alle più elementari norme igienico-sanitarie. Considerato altresì che l'ufficio igiene è giustamente severo nel rispetto delle regole che riguardano i negozi di igiene alimentari, ma evidentemente non lo è altrettanto con i fortivendoli. Si interpellano il sindaco e la giunta per sapere se
nel regolamento per l'igiene del Comune di Genova si prevede la vendita di generi alimentari inquinati, se viene regolarmente pagata la tassa per l'occupazione suolo pubblico e quante sanzioni sono state levate per l'omesso pagamento della tassa nel 2017. Quale articolo del regolamento del commercio al dettaglio disciplina quanto sopra esposto? Grazie. Assessore Bordilli, a lei la parola, prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda il primo punto nel regolamento per l'igiene del Comune di Genova non è prevista la vendita di alimenti inquinati. Per quanto riguarda il regolamento per l'igiene. Per quanto riguarda invece la questione sulla tassa, sul regolamento COSAP, per quanto riguarda il 2017 posso dire che sono state fatte 156 contravvenzioni che vengono riferite all'occupazione del suolo pubblico. Mi preme sottolineare come con l'assessorato mio negli ultimi due mesi nei quartieri di San Pier d'Arena, Cornigliano e anche Certosa sono cominciati proprio i controlli. C'è seguito di segnalazioni sia da parte di numerosi cittadini che anche segnalazioni di fruttivendoli che lavorano nella piena regolarità e di conseguenza che subiscono una concorrenza sleale. Posso dire che a Ciel San Pier d'Arena sono stati fatti 50 controlli che hanno rilevato 22 di irregolarità con 20 verbali per l'occupazione irregolare di suolo pubblico e 2 per la violazione del regolamento COSAP. Per quanto riguarda Certosa abbiamo fatto 14 monitoraggi e durante i primi 7 controlli, i primi controlli 7 sono stati fatti sanzioni. Su Cornigliano su 6 di realtà controllate, 2 in regola, cioè 4 sanzionate. Pongo l'attenzione anche sul fatto che oltre ai controlli fatti ai negozi di vicinato sono anche cominciati i controlli sui vari furgoncini che fanno vendita per di più in abusivismo e mi preme ricordare come sono stati fatti 6 sequestri perché riteniamo fondamentale oltre che alla sanzione fare anche il sequestro della merce. Sono state sequestrate un totale di cassette 77 per circa 800 kg di quantità di merce donata in beneficenza. Non vi è un regolamento del commercio al dettaglio che ci disciplina quanto sopra ed è proprio una mia dichiarazione di una settimana fa circa dove ho dichiarato che proprio per porre una regolamentazione forte e seria a un comparto che è in sofferenza sia per gli abusivi che per i concorrenti che non rispettano le regole, stiamo studiando proprio delle modifiche alla normativa affinché sia le situazioni di abusivismo vengano maggiormente controllate e che anche l'estetica proprio dell'esposizione venga sicuramente più fortemente garantita. Grazie. Consigliera Rossetti, c'è replica? Prego. No, grazie, sono soddisfatta, grazie. Bene, passiamo alla successiva interpellanza, la numero 16 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto la sdemanializzazione del litorale del municipio del Ponente. L'atto è sottoscritto
dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, primo firmatario il consigliere Ceraudo, al quale do la parola. Risponderà l'assessore Cenci. Consigliere Ceraudo, a lei, prego. Sì, questo è un percorso che è stato portato avanti dai municipi e dalla cittadinanza, in cui si chiede praticamente la restituzione della possibilità di sdemanializzazione delle spiagge di Pegli e di Voltri, e restituendolo alla città e quindi in compito al comune, in modo tale da poter comunque avere, si può avere un po' di silenzio, Presidente? Presidente? Si può avere, grazie. Ha ragione, consigliere. Colleghi, cortesemente, diventa difficile per il proponente poter esprimere e illustrare la propria interpellanza. Quindi, prego, consigliere. Tornando all'interpellanza, quindi restituire le spiagge ai cittadini, alla città, al comune, in modo tale da poter e fare in modo tale che i cittadini potessero usufruire di queste spiagge e tenerle anche in maniera dignitosa. Questo comporta logicamente, come in altri avvenimenti precedenti, come nel Levante, come poi è avvenuto successivamente per quanto riguarda il patto per la città, che ha avviato proprio giusto la sdemanializzazione a costo zero del litorale di Pra. Si potrebbe portare quindi delle iniziative che possano quindi restituire queste spiagge e una tutela migliore del territorio. Il municipio, come ho detto già prima, è a favore di questa tipologia di utilizzo, anche perché negli anni precedenti, come penso ricordate bene, quelle spiagge sono state a causa di problemi alla delegazione, perché comunque, essendo totalmente libere e abbandonate dall'autorità portuale in tutte le sue funzioni, si accampava a chiunque. Quindi, se restituiamo le spiagge alla città e viene fatto un piano sinergico con lo stesso municipio, quindi magari tentando di instaurare attività che possano essere a uso del cittadino, si potrebbe avere una funzione migliore e quindi avere l'opportunità di gestirle in maniera meno degradante e che abbiano un ritorno sia turistico che economico, perché comunque quelle spiagge lì, avendo comunque avuto il permesso della balneazione, dovrebbero essere indirizzate verso più un interesse comune che invece degli interessi privati, come quello che doveva avvenire sull'allargamento della diga foranea della diga del PTE, che è stata per il momento abbandonato, e quindi in questo contesto, visto che è stato abbandonato l'allargamento del PTE, sarebbe opportuno che quelle spiagge vengano restituite ai cittadini per quindi avere più usufrutto e più manutenzione ordinaria di tale sito. Assessore Cenci, a lei la parola, prego. Buongiorno. Allora, premesso che i procedimenti di sdemanializzazione non possono trovare applicazione in relazione alle aree del demanio naturale al quale appartengono le spiagge, i lidi del mare, i porti, la civica amministrazione ha avviato da anni un massiccio processo di acquisizione attraverso appunto le procedure di sdemanializzazione stessa di vaste zone del litorale del ponente cittadino e in particolare per tutta la parte a terra della fascia di rispetto di Pra di cui lei prima mi stava parlando e ha investito ingenti risorse per la riqualificazione urbana delle aree rimaste degradate dall'abbandono dei progetti che prevedevano la realizzazione della parte di cui lei faceva riferimento prima dell'ampliamento a ponente del porto. Il processo di sdemanializzazione di tali aree, nella complessità delle relative procedure, è fermo al competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che, nonostante un sostanziale parere favorevole dell'autorità portuale, non si è ancora espresso a riguardo. Per quanto riguarda le spiagge libere del ponente cittadino, anche a fronte di una rimozione del divieto di balneazione della Capitaneria di Porto, riguardante la parte degli specchi acque di Voltri, Pegli e Multedo, è stato intrapreso un programma di valorizzazione attraverso la realizzazione di spiagge libere attrezzate. Tali strutture consentono la libera e gratuita fruizione dell'arenile, ma rispetto alle spiagge libere garantiscono anche alcuni servizi gratuiti, che sono servizio di salvamento, bagni, docce, spogliatoi, oltre che almeno un minimo di pulizia.
Parallelamente vengono offerti alcuni servizi a pagamento facoltativi, come per esempio lettini e ombrellini e ombrelloni. In particolare, per quanto riguarda Voltri, è stata già licenziata dal Comitato Portuale l'autorizzazione all'estimento di una concessione da parte per una spiaggia a ponente della foce del torrente Leira, in ampliamento della concessione già esistente, facendo capo al Comune e all'Associazione Utrimare. In base ai pregressi accordi, tale spiaggia libera attrezzata sarà gestita dalla stessa associazione di cui sopra, di cui stavo dicendo il nome. Per quanto riguarda invece Pegli e Multedo, gli uffici stanno intraprendendo con autorità portuale i necessari accordi per addivenire all'acquisizione delle relative concessioni. Occorre però precisare che sulla base delle linee guida le concessioni delle aree destinate a spiagge libere attrezzate possono essere rilasciate solamente ai comuni che possono gestirle direttamente o affidarle in gestione attraverso gare o direttamente a società partecipate. Comunque io sono disponibile a interfacciarmi ancora con il municipio in modo tale che, come ho già fatto con gran parte delle società dei balneari, facciamo degli altri incontri e cercare nelle prossime settimane di velocemente, prima della stagione, arrivare ad avere tutti gli input che saranno necessari. Grazie. Consigliere Ceraudo, c'è replica, prego. Bene, soddisfatti, perché comunque c'è la volontà da parte della Giunta di portare avanti queste iniziative e quindi siamo contenti e collaboriamo per portare avanti tutti quanti queste iniziative che possono comunque soltanto portare benessere e turismo alla città, nonché ai cittadini. Grazie. Passiamo ora alla successiva interpellanza, la numero 21 del 27 febbraio 2018, avente ad oggetto i controlli e sanzioni al padrone di cane con indole mordace. L'atto è stato presentato dal consigliere De Benedictis, al quale do la parola, risponderà l'assessore Garassino. Consigliere, a lei, prego. Grazie Presidente, ma assessore, io con questa interpellanza chiedo di aumentare i controlli ed eventuali sanzioni verso i possessori di animali che li lasciano liberamente scorazzare, specialmente cani di grossa taglia, in parchi, giardini o, come recentemente è accaduto, nelle spiagge di Bocca d'Asse, dove ne hanno fatto la spesa alcuni gatti. Ora io mi domando se queste persone, che direi incivili, perché fino a quando questi cani di grossa taglia inseguono, azzannano, magari uccidono dei gatti, uno dice vabbè, sono altri animali, ma mettiamo il caso se dovessero attaccare dei bimbi che magari giocano tranquillamente in spiaggia oppure sono in un parco a divertirsi. Quindi io direi che sicuramente dovrebbero essere aumentati questi controlli e sanzionati in modo, direi, severo. Grazie. Assessore Garassino, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere De Benedictis. Allora, intanto su Bocca d'Asse ho fatto fare delle ricerche dai miei uffici presso il Comandante del Distretto 8, che è quello responsabile della zona anche di Bocca d'Asse. Non risultano denunce particolari, salvo un caso del 22 febbraio di un gatto che è risultato ucciso, segnalato dalla Polizia di Stato alla Polizia Municipale, probabilmente ucciso proprio da un cane, esatto. Tolto questo, non ci sono delle particolari situazioni nella zona di criticità. Sul discorso del controllo, quello sicuramente è una delle cose da tenere presente. Spesso è cattiva abitudine tenere cani di grossa taglia liberi, questo vale anche per Cornigliano, ad esempio sui giardini Melis. Cani, diciamo, definiti mordaci dall'elenco delle razze che risultano essere mordaci, tra cui i pitbull, lasciati liberi di scorazzare nei giardini, dove peraltro c'è presenza anche di bambini.
Quindi su quello ho già chiesto ai vari distretti di attivarsi a un controllo, un monitoraggio migliore. Nella fattispecie della zona di Bocca d'Asse però non risultano delle criticità che siano più alte rispetto ad altre zone. Comunque anche per il distretto 8 vale la stessa cosa del monitoraggio, fermo restando ovviamente le priorità della municipale sulle cose urgenti. È chiaro che quindi se nella giornata ci sono delle cose, diciamo, dove intervenire in maniera pronta e veloce, si mettono in seconda battuta le cose, diciamo, meno urgenti. È comunque nelle priorità. Consigliere De Benedictis, c'è replica, prego. Sì, Presidente, ma per quanto riguarda Bocca d'Asse, io l'ho preso dalla stampa cittadina come tutti noi. Però è vero che se lei va nei parchi di Nervi, vede scorazzare cani di tutte le taglie, dove poi si fermano a fare i loro bisogni in qualunque punto del parco. Quindi direi che quando c'è la possibilità aumentare i controlli. Grazie. Bene colleghi, avendo terminato l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buon pomeriggio a tutti.